Meccanino biologico, siamo qua con una ditta che ha i terreni a Ramacca che ci portano i loro prodotti biologici. Abbiamo olive, arance, ortaggi. Che ci dice di questo mercatino? Le sembra l'organizzazione? Verrà tutte le prime domeniche lei? Ma io già ero venuto negli anni passati quando era organizzato soltanto da Lega Ambiente, quindi già conosco la piazza e ho dei clienti già fissi a Messina, ai quali non faccio mancare mai le mie arance, anche per Pasqua sono venuto apposta per portare le arance a loro. Sanguinelle? No, tarocco non c'è. Tarocco. Perché volevo che sulla tavola di Pasqua dei miei clienti messinesi, come a Natale, ci fossero anche le arance. E adesso però con questa nuova iniziativa ci sono anche le fave. Vedo che c'è molta più gente rispetto a quelle edizioni passate pubblicizzata meglio, certo. Diciamo, crescerà, va? Sì, sicuramente, non può mancare mai la mia presenza. D'accordo, grazie. Di niente. Abbiamo fatto la cannonata. Vuoi fare la pubblicità con Berlusconi? No. Che bella stabilanza. Che bella stabilanza. Non volete Alessandro? Non volete Alessandro? No, è possibile. Non è possibile. A sostituire Alessandra. Adesso quindi voi siete di Mandalice. Sì, agriturismo nascita. Verrete tutte le domeniche al mercato biologico. Sì, è soltanto che è il prima domenica del mese. Sì, sì, anche troppo, ma per me. Che prodotti fare? E noi abbiamo gli ortaggi di stagione, olio agrumi. E agrumi. Vado a posare la moto al. Siamo qua nello stand della manna di Castelbuono. C'è anche il cioccolato con la manna. Questa invece è una fondente amabile perché c'è anche il zucchero di canna. Questa da 4 questa è da 4 e questa è da 6, che sono 20 cambi. Siamo qua con Alfredo. Ciao. Allora, com'è andato questo mercato? Direi bene. E ogni prima domenica del mese ci vediamo qua a Messina, a Casapia, con i produttori biologici. Abbiamo cominciato bene questo. Sembra di sì, sembra che abbiamo. Invitiamo tutta la cittadinanza, anche da fuori, possono venire anche dai paesi, anche da Reggio volendo. A Reggio non c'è un mercatino biologico. I visitatori? Sì. I visitatori possono venire da dove vogliono, pure gli espositori possono venire da dove vogliono. Scusa, c'è un. Immaginavo. Vai. Giulino, vero? Complimenti. Anzi, mi dispiace perché. È contenta per la riuscita? Sì, sì, abbastanza. Speriamo che. Diventiamo sempre di più, certo, magari facendo un po' più di pubblicità potremmo. Invitiamo tutta la cittadinanza allora a venire, speriamo, anche sì, dai sì, paesi sì. Perché è l'unico sì, in tutta sì, la provincia, sì. Giusto? No, in tutta la regione. No, c'è cioè a Catania ma non è istituzionalizzato, non è abusivo, quindi vabbè. Comunque diciamo noi ci siamo un tantino ripuliti, quindi dovrebbe essere. Speriamo, ora vediamo. Dovrebbe essere un precedente che può essere copiato da tanti altri comuni, in tante altre situazioni. Sì. Il discorso è che siamo riusciti un po' a bloccare la privatizzazione, perché
dopo varie vicissitudini, dopo che molti dei comuni, dei 108 comuni, erano comunque contrari al alla privatizzazione, poi c'è stato comunque il commissariamento da parte di Cuffaro, il commissionato Stato Idrica della provincia di Messina, e quindi il commissario, la prima cosa che ha fatto è quella di comunque di andare a fare il bando per la privatizzazione. Abbiamo fatto ricorso al TAR, anche il comune di Messina ha fatto il ricorso e la cosa è stata, diciamo, il bando è stato bloccato. Poi ci è venuta in aiuto, diciamo, la moratoria nazionale, quindi per ora, diciamo, siamo fermi su questo. Va bene, e il mercato che ci dice? Siete contenti della riuscita? Ma il mercato sicuramente sì, è una bella iniziativa, è anche positivo il fatto che sia riuscito a, diciamo, legalizzare la cosa.